oggi è sempre più comune che oggetti di cui ci serviamo ogni giorno, pensiamo a un'automobile, un aereo, ma anche un edificio, un telefono, un piatto, prima di essere prodotti nel mondo reale, siano stati sviluppati nell'ambiente virtuale di un calcolatore. Infatti, la stragrande maggioranza dei manufatti che ci circondano, come quelli appena citati, sono stati disegnati utilizzando specifici programmi CAD, che significa Computer Aided Design. Questi programmi consentono di costruire in ambiente virtuale oggetti mai realizzati. Tramite le visualizzazioni in tre dimensioni, rendono così possibile valutare meglio l'aspetto, la forma, l'ergonomia, ovvero la facilità di utilizzo e anche l'effettiva realizzabilità di oggetti e manufatti nuovi. Per riuscire a costruire modelli tridimensionali di case, mobili, automobili, telefoni, televisori, questi programmi, come tutti i programmi, in ultima analisi non fanno altro che processare e salvare numeri. In pratica, sotto il cofano di questo tipo di software, oggi sempre più diffuso, si trova un vero e proprio motore matematico costruito da equazioni della geometria analitica, in tutto e per tutto simili a quelle che si studiano nelle scuole medie e superiori. Queste equazioni non fanno altro che mettere in relazione le forme geometriche con i numeri che le possono rappresentare, ovvero traducono le forme nel linguaggio che i calcolatori sono in grado di manipolare. Per esempio, nei modellatori CAD è possibile costruire e visualizzare in 3D sfere, cerchi, cilindri, cubi, parabole e paraboloidi utilizzando equazioni di questi solidi elementari. Oppure si possono usare equazioni ed algoritmi più versatili per costruire superfici e solidi di qualsiasi forma. Oggi, tramite le stampanti 3D, i solidi costruiti con i modellatori CAD possono anche uscire dall'ambiente virtuale in cui sono stati concepiti per essere realizzati e costruiti nel mondo reale. Considerato che quello descritto è il percorso di progettazione e produzione di moltissimi oggetti che abbiamo intorno, si può dunque davvero dire che la matematica ci circonda in maniera molto più materiale di quello che possiamo credere. Fino a qui abbiamo dunque mostrato come nell'ambiente virtuale del calcolatore è possibile utilizzare strumenti basati su equazioni matematiche per studiare la forma e la realizzabilità di diversi manufatti o anche processi. Ma in alcuni casi, oltre alla forma e alla realizzabilità degli oggetti, è necessario avere un'idea delle loro prestazioni e di quanto siano adatte allo scopo che vogliamo ottenere. Fino ad alcuni anni fa era possibile farlo solo nel mondo reale. Si costruiva l'oggetto e lo si sottoponeva a test. Ora anche le prestazioni si possono stimare e misurare in ambiente virtuale, cosa che ha cambiato radicalmente le tecniche di progettazione. Pensiamo per esempio a una nave. Quando si trova in navigazione, lo scafo sposta l'acqua e l'aria circostante per poter avanzare e rilascia sulla superficie del mare un sistema di onde che viene chiamato scia di Kelvin. Poiché l'acqua ha un peso, mettere in moto questa serie di onde, che può viaggiare fino a chilometri di distanza dallo scafo, costa energia. E la nave deve vincere questa resistenza ad avanzare per potersi spostare in mare velocemente e con efficienza. Come potete immaginare, la resistenza all'avanzamento di una nave dipende, a parità di velocità di crociera e condizioni di mare, dalla forma dello scafo. E dunque i progettisti hanno interesse a provare e testare più forme possibili, per individuare la migliore, quella in grado di muoversi in mare con minor dispendio di energia. Considerato però che una nave da crociera può costare centinaia di milioni di euro, è impensabile costruire tante navi con scafi di forma diversa per poi ottenere solo quello che garantisce le prestazioni migliori. E allora come si fa? Nel mondo virtuale, oggi, si possono implementare programmi e modelli matematici che non solo simulano la geometria dello scafo, come i programmi CAD di cui abbiamo parlato, ma che riescono anche a misurarne e stabilirne le prestazioni. In pratica, questi programmi, che si basano su un paradigma chiamato prototipazione virtuale, simulano il comportamento fisico di oggetti ancora da costruire. Ma come viene preparata e poi svolta una simulazione? Quali operazioni compiono gli algoritmi e i programmi di simulazione? Come funzionano a livello pratico? La simulazione si basa sul modello fisico-matematico del fenomeno in esame. Il modello è una rappresentazione schematica della realtà che ne contiene però tutti gli aspetti salienti dal punto di vista fisico, ovvero degli aspetti fondamentali. Poiché la fisica è scritta nel linguaggio della matematica e infatti mira ad ottenere risposte quantitative, il modello fisico è governato da una o più equazioni,
Consideriamo ancora una volta il problema del flusso d'acqua intorno alla carena di una nave per poter capire. Per semplificare le cose, potremmo inizialmente immaginarci la nave non nella sua forma reale, ma come una sfera soggetta alla forza peso e dovuta alla gravità. In questo caso, ovviamente, la nave sfera non farebbe altro che cadere in moto uniformemente accelerato con equazioni molto semplici da scrivere e risolvere. Ma la cosa ovviamente non rappresenta quello che succede nella realtà. Iniziamo dunque a includere nel modello la presenza di un fluido che circonda lo scafo ed esercita una forza su di esso quando si muove. In questo caso dobbiamo scrivere equazioni molto più complicate perché c'è da calcolare anche il moto di ogni particella di fluido che circonda la nostra sfera nave. Ma vedremmo comunque la sfera nave cadere verso il basso alla velocità costante alla quale la forza di reazione del fluido controbilancia la forza peso. In questo problema è quindi fondamentale considerare la presenza intorno all'oggetto di due fluidi, uno più pesante, l'acqua, e uno più leggero, l'aria, separati da una superficie di interfaccia. Questo consente di riprodurre il fatto che la nave sfera galleggi e non affondi, grazie a un fenomeno che avete già studiato o almeno sentito nominare, chiamato spinta di Archimede. E poi, ovviamente, dovremo considerare l'effettiva geometria dello scafo e non quella ultra semplificata di una sfera. Come dicevamo, la fisica è scritta nel linguaggio della matematica. I fisici, gli ingegneri e i matematici conoscono questo linguaggio e sono in grado di associare le corrette equazioni alle leggi fisiche che descrivono il problema che si vuole risolvere. Scritte le equazioni, si dovrà procedere alla loro soluzione. Nel caso di una nave, risolvere le equazioni significa calcolare quali sono i valori locali di velocità e pressione in ogni punto dell'acqua e dell'aria circostante la nave. Possiamo immaginare una grossa tabella in cui per ogni punto intorno allo scafo avremo le coordinate locali e i valori di velocità e pressione. Teoricamente questa tabella ha infinite righe perché sono infiniti i punti che circondano lo scafo. Potremmo pensare che se il nostro problema ha soluzione, possiamo trovare una soluzione esplicita, che possa essere dunque scritta come una combinazione di funzioni fondamentali, in una formula sintetica che può generare tutti i numeri della tabella. Ovviamente, se volessimo ottenere la soluzione in infiniti punti, avremmo bisogno di un infinito tempo di calcolo. Abbiamo però solo a disposizione un tempo finito, e dunque ci restringiamo a un insieme finito di punti. Cosa si fa, quindi? Si costruisce una griglia di calcolo per risolvere quella che si chiama una versione discretizzata dell'equazione originale. La soluzione così ottenuta è solo un'approssimazione della soluzione matematica del problema originale. Per gli ingegneri e i matematici sarà dunque importante provare che questa semplificazione dia soluzioni sempre più vicine a quella vera quando la griglia di calcolo comprende sempre più punti. Nella pratica si cercherà in ogni caso di avere griglie con più densità di punti nelle zone dove ci si aspettano maggiori variazioni della soluzione, come per esempio vicino alle creste delle onde. La procedura che abbiamo illustrata contiene molte potenziali fonti di errore. Infatti, il modello fisico potrebbe trascurare delle forze o degli aspetti importanti. Oppure l'errore associato al passaggio al numero finito di punti potrebbe essere rilevante. E inoltre, come possiamo sapere se la griglia è abbastanza raffinata o se ci sono altri errori di calcolo? Infine, i dati stessi del problema, cioè la forma dello scafo, la velocità di crociera, contengono elementi di incertezza, in quanto potrebbero non rappresentare accuratamente la realtà. Se questi errori fossero grossi, non avremmo fatto un buon lavoro e ci ritroveremmo con una simulazione che non rispecchia abbastanza accuratamente la realtà. Come possiamo sapere se questi errori sono accettabili e non distorgono eccessivamente il problema? Tipicamente, per potersi fidare a dovere di un modello, i risultati delle simulazioni devono essere validati, ovvero confrontati con degli esperimenti. Per le navi, gli esperimenti vengono svolti in vasca navale, in cui non una nave vera e propria, ma un modellino in scala della nave viene trascinato lungo un piccolo bacino di acqua. Per misurare le forze idrodinamiche, il modellino è collegato con una bilancia dinamometrica al carro ponte che lo trasporta. In questo modo, almeno per un piccolo numero di scafi su cui sono stati svolti esperimenti, è possibile capire quanto la simulazione sia accurata. I progettisti delle navi potranno quindi utilizzare i programmi di simulazione sviluppati per svolgere i loro test virtuali e identificare tra i vari scafi quello con le migliori caratteristiche in termini di resistenza all'avanzamento, di stabilità,
ovvero una nave che è efficiente e che non si rovescia. Questo paradigma di prototipazione virtuale è oggi utilizzato in molti campi diversi. Nel design di automobili, motociclette e aerei si fanno simulazioni aerodinamiche, simili a quelle appena descritte per le navi, in modo da predire le forze che l'aria esercita su questi veicoli quando sono in movimento. Ma altre simulazioni, basate su diversi modelli fisici, hanno applicazioni diverse. Si può per esempio calcolare come si sviluppano le fiamme nei cilindri o nelle camere di combustione in modo da migliorare l'efficienza dei motori. Oppure equazioni di diversa natura possono essere risolte per studiare la possibile diffusione di inquinanti in ambienti urbani, così da poter studiare dove collocare le industrie minimizzando il rischio per la salute degli abitanti. O ancora per studiare come progettare edifici o infrastrutture perché resistano meglio ai terremoti. In tutti questi casi, la prototipazione virtuale ha come scopo una importante riduzione dei costi di progettazione e realizzazione di nuovi prodotti e servizi. Ma ci sono casi in cui le simulazioni virtuali servono a operare in sicurezza. Pensate per esempio al caso in cui gli ingegneri debbano dare indicazioni ai medici su dove sia meglio collocare un bypass coronarico in un paziente che ha bisogno di questo tipo di intervento chirurgico. In questo caso, le simulazioni del flusso del sangue servono a testare l'intervento virtualmente prima di farlo sulla persona, in modo da non mettere a repentaglio la sua vita. In questo caso, le geometrie dei vasi sanguigni specifiche di ciascun paziente non provengono da modellatori CAD, ma sono ricavate da esami, come la risonanza magnetica, svolti sul paziente stesso. Questi esempi di applicazione della prototipazione virtuale confermano e rafforzano quello che abbiamo già detto. La matematica ci circonda, e non in maniera astratta, ma molto da vicino in tanti prodotti e servizi che utilizziamo tutti i giorni.